per dire, ma che cosa sarà mai quello che è più disatteso? Beh, più disatteso è, visto che noi abbiamo parlato in maniera approfondita di tutto quello che è il mondo dell'impiantistica, quando abbiamo parlato con Marco Montanari della strategia, della misura S6, quindi controllo ed estinzione dell'impianto, all'interno di quel piccolo dettaglio noi abbiamo avuto una specifica indicazione fondamentale, e lo ripetiamo, visto che non c'è da nessuna parte un'indicazione in merito all'installazione dal punto di vista della vulnerabilità degli impianti, è necessario che invece questo sia un obbligo. Vediamo se qualcuno di voi si ricorda da dove arriva questo obbligo di progettare tutti gli impianti tenendo conto della vulnerabilità sismica degli impianti. Mettiamolo in chat. Buio assoluto. Allora, Matteo, non sono professionisti antincendio in questo caso. Ah, qualcuno arriva. Ah, bravi, allora sono sul pezzo. Vedi che qualcuno c'è sul pezzo. Bravi. E qual è l'ultima edizione dell'NTC? Proprio da bastardo. Veramente, Maurizio, sei il maestro sadico. Okay. Bene, il signor Rottermeier. Quindi, esatto. Non dimentichiamo mai, e diventiamo molto seri su questo, perché oggi la stragrande maggioranza delle progettazioni di impianti, e dico in generali, ovviamente hanno una lacuna fondamentale, quello di non avere la vulnerabilità sismica, quello di non avere lo staffaggio obbligatorio, perché le NTC ce le obbligano come norme di costruzione, affinché gli impianti facciano il loro lavoro quando vengono chiamati. Matteo oggi ci porterà alcuni esempi, ma richiamo solo e poi mi zittisco, l'ospedale dell'Aquila. Abbiamo un partecipante, credo che sia dell'Aquila, alzi la mano, che non mi ricordo il nominativo. Eccolo qua, Giovanni è dell'Aquila, e abbiamo anche Tamara, abbiamo un fanciullo e una fanciulla dell'Aquila, eccolo qua, mi hanno già confermato che a Nere ci sono ancora tutte, le 99, ma Tamara mi ha detto che ci sono ancora la piazza con le fontane, quindi non la tocchiamo. Il problema più grande è voi che siete, diciamo, del territorio, avete vissuto appieno che con il sisma purtroppo l'ospedale è stato messo fuori uso, sapete il perché? Perché la parte non strutturale è andata fuori uso. E quindi l'ospedale, nel momento in cui doveva essere assolutamente il riferimento a seguito del sisma, la percentuale che c'è un incendio o che gli impianti vengono messi fuori uso se non adeguatamente staffati, a seguito di un sisma. Quindi l'ospedale strutturalmente era perfetto, ma non poteva operare perché i gas medicali, le pareti di tamponamento erano tutti, e gli impianti non erano adeguati perché mancava lo staffaggio sismico. Corretto, Matteo? Correttissimo. L'edificio ha risposto esattamente come il progettista aveva pensato che dovesse rispondere, quindi ottimo lavoro da parte dello strutturista, e la mancanza di progettazione integrata, che tante volte si è lamentata e si è indicata come responsabile di problematiche avvenute ex post, è stata quella che ha invalidato la funzionalità della struttura, non nel senso dell'elemento strutturale, ma della struttura ospedale, come hai detto tu, nel momento di massima urgenza e massima necessità. Esatto, quindi ringraziamo la testimonianza di Giovanni e Tamara, che magari erano già informati, ma magari di questo dettaglio potevano non avere il dettaglio specifico della motivazione. Adesso sapete come professionisti cosa dovete fare quando dovrete andare a progettare addirittura un edificio che è strategico, come in questo caso l'ospedale, diventa veramente fondamentale. Quindi la vostra responsabilità e la vostra sensibilità su questo argomento deve essere totale, non perché vivete in un'area in cui è successo, ma potrebbe succedere dappertutto, per cui questo è veramente molto importante. Allora, ringraziamo Tamara, ringraziamo Giovanni
per la testimonianza e io direi che possiamo tranquillamente passare alla docenza. Matteo, vuoi condividere il tuo sì, desktop? Sì, sì, allora, certo. Mi dici gentilmente, Maurizio, fino a che ora sono... 10.40, 45, perché poi farei 5 minuti, 10 minuti di domande intense per capire di approfondire l'argomento. Ricordatevi, intanto che Matteo carica le slide, che la percentuale di incendio a seguito di un sisma è molto alta e quindi noi dobbiamo tenerne sempre in considerazione. E siccome il territorio nazionale, c'è una regione in Italia che non è soggetta a sismicità, proviamo a vedere chi me lo dice velocemente. No, dice me lo scritto Michela, no, Lombardia. Chi è che ha scritto Lombardia? Magari. Ma chi è che ha scritto Lombardia? Alberto, ma come? Lombardia, ma no, sbagliato. Ah, approfondiremo il perché. Approfondiremo il perché di questo. Esatto, vediamo. Questo qui è un retaggio del passato. Eccola lì, mi sa che ci vai in vacanza. Tamara, brava Sardegna. Tamara. Sì. Brava Tamara, Sardegna, esatto. Ma non è vero neanche quello. Ma, Mirko, diciamo che quella è quella, una volta era la Sardegna, questa mi piace. Era l'esempio classico, esatto, sì. Esatto, va bene. Quindi diciamo che tra tutte le regioni, quella che ha una percentuale molto più bassa rispetto a tutto il territorio è sicuramente la Sardegna. Ma qualcuno ci potrebbe chiedere, ma perché la Puglia no? Ma perché non diciamo e non spoileriamo niente? Ci arriveremo anche a questo. Allora, Matteo, un'ora e mezzo, Maurizio, quindi sento su un'ora e mezzo indicativamente. Sì, sì, okay? È abbondante, così io tolgo la mia webcam, rimango in regia, sì. Andiamo a condividere subito il materiale e il link. Qualsiasi cosa, stessa procedura, mettete all'interno della chat le vostre domande e poi man mano andremo a rispondere. Prego, ecco, grazie Maurizio, rimani a fare per cortesia la regia occulta dietro, perché io la chat non la vedo. Tranquillo, te la seguo io tranquillamente. Prego. Va bene, grazie. Buongiorno a tutti i partecipanti, io mi chiamo Matteo Baleni, sono Business Development Manager della divisione CADDI Seismic Protection per l'azienda Envent. Eravamo più conosciuti un tempo col nome di Erico, poi siamo andati attraverso fusioni e smembramenti, per cui adesso il nuovo nome dell'azienda è Envent. Mi occupo del problema di protezione sismica con focus particolare, per quanto concerne il ruolo mio, sull'impiantistica antincendio. E nel corso della presentazione odierna andremo a vedere il perché e il come il discorso della problematica di protezione sismica diventa sempre più pressante. In ambito non strutturale, in ambito strutturale si dà per assodato ormai che il tutto sia parte della prassi, della comune prassi progettuale. Per quello che riguarda l'ambito impiantistico, esistono ancora parecchi buchi a livello normativo o parecchie situazioni lasciate in sospeso che andremo a vedere come poter risolvere, approcciare e fronteggiare con focus particolare, ribadisco, sull'impiantistica antincendio. Vi ricordo una cosa che dico sempre in sede di corsi come questo qui, che il terremoto è estremamente democratico, nel senso che non è che scuote l'impianto antincendio e non scuote gli impianti meccanici, elettrici o idraulici che gli stanno a fianco. Scuote tutto in maniera assolutamente univoca. Il discorso è che si fa focus particolare sull'antincendio per un motivo che nel praticamente 100% dei casi l'impianto antincendio è considerato un impianto salvavita, per cui storicamente nel corso degli anni si è data una prevalenza allo sviluppo di un percorso progettuale che potesse consentire di mettere in sicurezza l'impianto antincendio anche da questo punto di vista, molto più di quello che è stato fatto su tipologie di impianto diverso, appunto come gli impianti elettrici, meccanici o idraulici, che non dispongono dello stesso iter progettuale e che molto spesso si trovano costretti ad andare a appendersi alle soluzioni proposte in ambito antincendio cercando di mutuarle nel proprio ambito applicativo. Comunque, partiamo proprio dall'ABC, alcuni dei concetti sono assolutamente banali e di immediata, non dico comprensione, ma di conoscenza già a priori da parte di chiunque,
Vi prego di portare quel minimo di pazienza, perché ogni slide è propedeutica a quelle che seguono, quindi se anche un concetto appare abbastanza banalotto, lo ripeto non per pigna o per spocchia didattica, ma semplicemente perché mi consente di sviluppare un discorso un pochettino più lineare nel corso di tutta la presentazione. Quindi partiamo dal concetto di terremoto. Il terremoto che cos'è? È una vibrazione. È una vibrazione della superficie terrestre, noi avvertiamo come vibrazione della superficie terrestre, indotta da movimenti di masse rocciose. Queste masse rocciose nel sottosuolo, scorrendo una contro l'altra o una sopra l'altra, per effetto dell'attrito, rilasciano una gran quantità di energia. Questa quantità di energia si propaga dal punto preciso di contatto fra le masse rocciose, di contatto e movimento fra le masse rocciose, che è definito ipocentro e che si trova nel sottosuolo, e si propaga poi in teoria in forma sferica, ma questa forma sferica è molto modificata e influenzata dalla stratigrafia di terreno che attraversa, perché esistono tipologie di terreno che amplificano l'effetto delle onde sismiche e altri che le smorzano. Comunque si propaga in tutte le direzioni fino a proiettarsi sulla superficie terrestre, e quindi la proiezione verticale dell'ipocentro, che è il punto nel sottosuolo, sulla superficie terrestre identifica l'epicentro, cioè la localizzazione geografica del sisma sull'area. Su questo epicentro l'effetto del sisma avviene su due assi di movimento. Un asse verticale, e si parla in quel caso di movimenti sussultori, sono quelli dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto e viceversa, e sull'asse orizzontale sono i movimenti ondulatori. I movimenti ondulatori sono quelli che generano il maggior numero di danno. Perché? Perché il movimento sussultorio, quello dal basso verso l'alto, è in genere controbilanciato dal peso dell'elemento che viene scosso, per cui l'effetto che parliamo di impianto, ribadisco, dello specifico di impianto antincendio, subisce è parzialmente attenuato dal peso dell'elemento stesso. Mentre invece per quello che concerne i movimenti sul piano orizzontale, non esiste generalmente nulla che possa contenerne gli effetti. E ricordandoci che l'azione sismica cresce al crescere della quota, quindi su uno stabile piuttosto alto l'effetto sentito al piede dell'edificio è molto minore di quello sentito sulla sommità dell'edificio, questi movimenti si trasmettono dal suolo all'elemento strutturale, agli impianti contenuti nell'elemento strutturale, ingenerando una serie di oscillazioni. Queste oscillazioni possono portare a problemi di interazione fra la tubazione dell'impianto antincendio e gli elementi strutturali e non strutturali adiacenti, come pure all'interazione delle componenti dell'impianto antincendio, nello specifico le testine di erogazione, con elementi strutturali o non strutturali che gli stanno intorno. Altri problemi che si possono generare sono quelli di disconnessioni fra le varie componenti di impianto, perché i vari movimenti che avvengono in maniera totalmente randomica sul piano orizzontale, anche sul piano verticale, però per semplicità trattiamo ampiamente il piano orizzontale, visto che il piano verticale abbiamo detto che è bilanciato dal peso degli elementi, i movimenti randomici che possono occorrere sul piano orizzontale possono portare a delle zone di criticità nelle intersezioni fra impianti collegati a elementi strutturali diversi, e quindi se un elemento strutturale a cui è attaccata una porzione dell'impianto va da una parte, l'altro elemento strutturale a cui è attaccata l'altra porzione dell'impianto va dalla parte opposta, se non esistono appositi dispositivi di svincolo, rotture e sfilamenti possono occorrere e di conseguenza possono portare, così come pure martellamenti e le interazioni, a rilasci inaspettati di acqua sulle cose e persone che si trovano all'interno dell'elemento strutturale. E infine il fatto stesso che il suolo si scuota, tanto con movimenti verticali quanto con movimenti orizzontali, può portare a movimenti delle varie componenti d'impianto e a ribaltamenti dei medesimi, se non correttamente agganciati agli elementi strutturali. Ora, per ciascuno di queste problematiche è necessario, al fine di garantire una corretta protezione sismica, andare a definire una serie di interventi che possano minimizzarne o annullarne gli effetti.
Come lo faccio? Andando a fare una serie di interventi calibrati, quindi frazionando il problema in tante sottocomponenti e per ciascuna di queste sottocomponenti andare a trovare una soluzione che mi risolva la distanza. Quindi, come prevenire i danni? Il primo e più immediato concetto a cui viene da pensare sono i bracing, cioè i rinforzi che aggancino l'elemento strutturale all'impianto, facendo in modo che i movimenti differenziali che si generano nel corso del sisma tra l'elemento strutturale che si muove e l'impianto adesso agganciato che si muove indipendentemente da esso possono portare a criticità per quello che concerne il discorso di connessione tra elemento e impianto e collasso dei dispositivi di supporto. Quindi i bracci di rinforzo servono per annullare i movimenti differenziali che avvengono fra struttura e impianto, passando quindi da movimenti tra struttura e impianto di questo tipo a movimenti di questo tipo. Abbiamo visto prima che un altro dei problemi critici è quello legato al discorso di rotture e sfilamenti, e il fatto che gli impianti, le componenti di impianto possano essere vincolate ad elementi strutturali che si muovono in maniera indipendente possa generare problemi. Il problema che si deve fronteggiare è quello legato alla flessibilità, quindi occorre predisporre, laddove necessario, degli appositi dispositivi di svincolo, che nella stragrande maggioranza dei casi altro non sono che i giunti scanalati. Ciascuno di questi problemi verrà affrontato successivamente nelle slide che vedremo, e quindi questo serve soltanto a fare il cappello introduttivo. E quindi per fare in modo che i movimenti differenziali degli edifici, degli elementi strutturali possano non trasmettersi in movimenti critici per le componenti di impianto, occorre andare a prevedere, laddove necessario, quindi in punti ben identificati, dei dispositivi di svincolo che garantiscano il criterio di flessibilità. Il martellamento dell'impianto delle componenti di impianto sugli elementi strutturali o non strutturali adiacenti apre un altro versante di guerra. E l'altro versante di guerra è quello che viene risolto utilizzando il criterio della clearance, che è una corona di vuoto intorno all'impianto per minimizzare le interazioni. Tutti questi tre punti devono essere messi insieme. L'altro punto fondamentale per evitare il ribaltamento è quello legato al fissaggio effettuato nella maniera corretta, e vedremo in seguito cosa significa nella maniera corretta, è il fissaggio dell'impianto e dei componenti di rinforzo dell'impianto all'elemento strutturale. Lo vedremo successivamente. Tutti questi quattro punti devono essere snocciolati, studiati e affrontati in termini numerici da dei professionisti che attraverso un progetto e dei calcoli possano comprovare che le soluzioni adottate siano conformi alle situazioni di progetto da un lato e ai requisiti di norma laddove presenti dall'altro. Nel caso dell'ambito antincendio i requisiti di norma sono precisi e ben definiti, vedremo che sono stratificati a più livelli, bisogna fare i conti con quello. E infine, a valle di tutto, deve esistere un ente terzo, un'entità superiore, diciamo, che verifichi il lavoro compiuto tanto dal progettista quanto dall'installatore quanto dal fornitore delle soluzioni, che metta tutto insieme e che possa attestare che il lavoro è stato fatto effettivamente allo stato dell'arte. Ribadisco, ognuno di questi sei punti verrà approfondito nelle slide che seguono, quindi tenetelo come menu per le parti che seguiranno. Il video che vi mostro nella slide che segue è un video molto, mi si perdoni il termine, pecoreccio, molto fatto in casa, che però esplica in maniera chiarissima la risposta di un impianto soggetto ad azione sismica laddove siano presenti o non lo siano dei dispositivi di rinforzo. Nello specifico, questa struttura che vedete non sono altro che quattro molle verticali a cui è agganciata un graticcio, banalmente una griglia da forno, era giusto per dire le cose come stanno. L'impianto sulla destra non è rinforzato, quindi purtroppo la definizione non è molto elevata, però è agganciato all'elemento strutturale attraverso pendini, quindi verticalmente supportato. I pendini
come tutti i dispositivi di supporto gravitazionale, si occupano soltanto dei carichi verticali, quindi del peso proprio. Il dispositivo sulla sinistra è appeso e rinforzato con, in questo caso, con delle soluzioni a cavi d'acciaio che si muovono in entrambe le direzioni, a destra e a sinistra, rispetto all'impianto stesso, e che ne garantiscono la stabilità. A sinistra in alto, la mano di Dio che scuote l'elemento strutturale e genera i movimenti tra impianto e struttura che possono portare al collasso di cui abbiamo parlato prima. Quindi, se avviamo il video, attenzione, ecco, all'inizio la situazione di stasi, in questo momento parte il sisma, guardate quanto oscilla la tubazione a sinistra e quanto rimane stabile la tubazione a destra e quanto rimane stabile la situazione a sinistra. Chiariamo subito una cosa, un sisma di questa entità è un sisma potentissimo, quindi stiamo lavorando su un fuoriscala. Se esistesse davvero qualcosa che scuote a questo livello tanto un edificio quanto un impianto interno ad esso, però su scala maggiorata mostra evidentemente quello che succede. Guardate la tubazione di destra come si scuote, come interagisce con quello che gli sta intorno fino a questo momento, tac, dove si sgancia il primo dispositivo di supporto. Questo comporta, per chi sta sotto, un rilascio di acqua, che per una persona magari potrebbe non essere un problema, ma per dei macchinari o della merce a magazzino potrebbe benissimo esserlo, e una caduta di elementi su chi sta sotto, e questo è decisamente più pericoloso. Perché ricordiamoci che la finalità degli interventi mirati a garantire la protezione sismica sono fondamentali per il discorso di salvaguardia della vita delle persone che si trovano all'interno dell'edificio. Va da sé che nell'ultima scossa estrema, al proseguire dell'azione, si ha il completo distacco dell'impianto, che quindi nel caso di impianto non vincolato porta a un collasso catastrofico. Nel caso di impianto vincolato, l'impianto ha risposto rimanendo perfettamente solidale all'elemento strutturale. Qui ne abbiamo visto soltanto una porzione, ma ribadisco, stiamo lavorando su un campione a scala ridotta, e garantisce l'operatività dell'impianto non tanto durante il sisma, perché durante il sisma non deve lavorare. L'impianto deve poter operare in sicurezza dopo che l'evento sismico è terminato. Questo perché un sisma generalmente, fra i vari effetti devastanti che porta, ha come conseguenza un incendio nel 65-70% dei casi. Dati di studio di società specializzate, questi, come dice Matteo, ve li riporto. Questo perché? Perché durante un terremoto si possono avere disconnessioni negli impianti gas, e quindi c'è la presenza di gas nell'atmosfera, l'interazione e lo sfregamento fra componenti strutturali o non strutturali, oppure non strutturali e non strutturali, porta a scintille, e l'insieme di combustibile, che è il gas, innesco, che sono le scintille, e comburente, che è l'ossigeno dell'aria, sviluppa il cosiddetto triangolo d'incendio. Quindi il sisma ha come conseguenza un incendio nel 65-70% dei casi. È per questo motivo che l'impianto deve poter rimanere in grado di operare a evento sismico terminato, per poter non estinguere l'incendio, perché gli impianti antincendio nella maggior parte dei casi non sono progettati per spegnere il fuoco, ma sono progettati per tenerlo confinato e delimitato, impedire che si propaghi con i fumi e i gas di combustione, che sono i veri killer nel caso di un incendio. Quindi, se l'impianto è in grado di operare a posteriori, la sicurezza per le persone rimaste eventualmente all'interno dell'edificio, dell'elemento strutturale, è garantita, perché gli è consentito un tempo tampone per poter abbandonare l'edificio. Ok? Quindi, questa è una rappresentazione, ribadisco, molto alla buona di quello che succede e di come rispondono tanto una struttura quanto un impianto ad essa vincolato. Teniamola a mente per le slide che seguirà. Da un punto di vista normativo, la protezione sismica sugli elementi tanto strutturali quanto non strutturali è una branca dell'ingegneria strutturale che si è sviluppata tardi e si è migliorata nel tempo. Perché
Vi faccio vedere adesso nelle slide in questione tre fotografie prese su tre edifici, tutti e tre scossi dallo stesso evento sismico, che è quello dell'Emilia del 2012, dove si vede come edifici costruiti in tempi diversi e quindi con criteri di progettazione differente hanno risposto in maniera diversa alla stessa domanda di azione sismica di progetto. E vedi, da fotografie comparative come queste, un'evoluzione dell'approccio progettuale è diventata palese. Nel primo caso, tanto l'edificio, quindi tanto la parte strutturale quanto la parte non strutturale, non sono stati progettati per rispondere alla domanda sismica di progetto. Questo che cosa significa? Significa che si ha, come si può vedere dalla fotografia, come esito, soprattutto in presenza di eventi sismici significativi, si può avere un collasso. Non è automatico, non è che collassano sempre, però si può avere un collasso dell'elemento strutturale, il quale collassando si porta dietro tutto. Il secondo caso è un edificio costruito in anni successivi al primo, nel quale, era una cartiera questa nello specifico, l'elemento strutturale ha risposto perfettamente, come nel caso dell'ospedale dell'Aquila, ha risposto perfettamente ai criteri progettuali imposti in fase di sviluppo. Quindi le cerniere, i nodi sono stati progettati correttamente, l'edificio si è comportato così come il professionista aveva pensato. Il problema si è avuto sulla parte impiantistica. Perché? Perché la parte impiantistica, non so se si vede chiaramente, lo vedrete nelle slide, nella documentazione che vi verrà consegnata, si è avuto una disconnessione fra due componenti di impianto, una verticale e una orizzontale, qua in alto, con conseguente rilascio d'acqua. Questo è il pavimento del capannone, che aveva una lama d'acqua di 4 cm dentro. E carta e acqua non vanno particolarmente d'accordo, quindi il danno, pur essendo rimasta la struttura in piedi, il danno per la proprietà è un risultato, un danno considerevole. Il terzo caso è il De Rossi, quindi la situazione perfettina in tutto e per tutto, che però è quella a cui bisogna puntare. Quindi tanto la parte strutturale quanto la parte non strutturale sono stati verificati per rispondere all'azione sismica di progetto. E in questo caso l'attività non ha subito contraccolpi ed è potuta riprendere in tempi, compatibilmente con le condizioni al contorno ovviamente, ma è potuta riprendere in tempi rapidi. Perché dico questo? Perché il grosso problema nel passare da una situazione all'altra è che se un'attività produttiva ha un parco clienti e per un motivo come questo del sisma è costretta a interrompere le proprie attività produttive, non consideriamo il caso estremo dell'edificio collassato, consideriamo il caso intermedio dove c'è stato un problema, i clienti che si approvvigionavano presso questa azienda, vedo di non avere particolari legami con la proprietà, per poter mandare avanti le proprie attività hanno dovuto approvvigionarsi da altra parte. Per cui, oltre al danno economico indotto dall'evento sismico stesso, quindi la ricostruzione, il buttare via i materiali ammalorati per colpa di conseguenze del sisma, si affianca un danno economico indotto dalla cosiddetta business interruption. Quindi ho avuto come proprietà, come azienda, un periodo nel quale non ho potuto continuare a fare business come lo facevo normalmente, quindi son passato da una curva dove avevo una produzione costante a una zona di calo indotta appunto dalle conseguenze dell'evento sismico, successiva alla quale, dopo gli interventi e la ripresa delle attività, piano piano cerco di risalire di nuovo a una situazione di produzione antecedente, simile a quella antecedente l'evento sismico. Questa ripresa di salita in alcuni casi può andare bene, in altri casi però può risultare troppo impegnativa e troppo sfidante per l'azienda stessa, che quindi, non riuscendo a riportarsi ai livelli di produzione antecedente, piano piano decade con il rischio di chiudere l'attività. Questo è esattamente una delle cose che bisogna tenere in considerazione. Quindi la salvaguardia della vita umana è il fattore cruciale, sicuro. Dall'altro lato,
il problema grosso, perché